Ciao a tutti, spero che sia bene. Nel video di oggi ti mostrerò i 5 migliori smartwatch per un budget inferiore ai 100 dollari. Sfortunatamente, non abbiamo tutti i mezzi per permetterci gli orologi connessi. Alcuni marchi non esitano ad alzare il prezzo molto in alto, alla fine per caratteristiche che si possono trovare per molto meno. Ma prima di dirti di più, ti ricordo che puoi trovare tutti i dettagli sui prodotti dei link in descrizione. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella di notifica e non perderti nessun video. Eccoci qui, scopriamo i 5 migliori smartwatch sotto i 100 euro. IMILAB KW66. Partiamo subito con Xiaomi. Il marchio cinese ci offre un modello d'orologio per meno di 40 euro. Per il design, il marchio offre un design semplice, una forma arrotondata con materiale di qualità. Troviamo un vetro con una bellissima fibbia 3D e una struttura in metallo con finiture opache. È elegante e versatile. Il vetro curvo 3D offre una risoluzione HD abbastanza soddisfacente. La qualità delle finiture gli permette di resistere a graffi e urti. E, grande sorpresa, troviamo una certificazione IP68 che lo rende impermeabile. L'IMILAB è super comodo da indossare, questo grazie a un cinturino in silicone ad un peso complessivo di 54 grammi. Bottoni laterali, beh, sono pochi. È inoltre possibile utilizzare un pulsante di accensione sul lato destro per tornare alla schermata principale. Di seguito ci sono i sensori per rilevare il battito e i pin di ricarica. Per quanto riguarda la connettività, è dotato di Bluetooth 5.0, un sensore di battito e un accelerometro. Sarà quindi necessario fare a meno del GPS. Bisognerà accontentarsi di quello che ha lo smartphone. Tuttavia, poiché la connettività è molto buona e stabile, non è un problema. Sarà inoltre possibile leggere le notifiche e controllare la musica. Tuttavia, l'app è abbastanza semplice, quindi possiamo seguire i tuoi progressi sportivi, trovare i passi, la distanza percorsa e una storia del nostro ECG. È disponibile anche il rapporto del sonno, tuttavia è relativamente nella media, non c'è da stupirsi dal momento che gli orologi più costosi devono ancora essere perfetti da questo punto di vista. Per quanto riguarda le attività sportive, IMILAB può monitorare fino a sport tra cui corsa, camminata, corda per saltare, tennis, baseball, ciclismo e badminton, ping pong, arrampicata, basket, palla, calcio, football americano e yoga. E l'orologio si comporta molto bene e le analisi sono precise. Infine, puoi contare facilmente su una durata della batteria di una settimana per un tempo di ricarica non superiore alle 3 ore. Huawei Watch Fit. Dal primo sguardo, questo orologio connesso Huawei ci ricorda un piccolo Apple Watch. Tuttavia, il design è leggermente diverso. Nessuna struttura quadrata come possiamo vedere dagli amici americani, ma un display rettangolare. Questo formato è convincente se hai un polso abbastanza grande. Un unico pulsante laterale presente lo rende comodo e di facile accesso. Sarà quindi necessario fare a meno di una corona di navigazione. Lo schermo OLED risulta essere di buona qualità e offre una buona risoluzione. Giorno e notte la leggibilità rimane rilevante e piacevole. Per il resto, ci troviamo di fronte ad una custodia in plastica, un cinturino in silicone che non irrita la pelle anche se bagnata. Si nota inoltre che Watch Fit è impermeabile fino a 50 metri. Gli sport acquatici troppo estremi dovrebbero comunque essere evitati con il rischio di vedere l'orologio rompersi a causa della pressione. Per quanto riguarda l'interfaccia, Harmony OS ha ancora qualche miglioramento da apportare, ma sarà comunque piacevole e facile da usare. I menu sono chiari e semplici e forniscono l'accesso a una serie di funzioni. Parliamo di sport. Il Watch Fit si posiziona bene e offre un accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro e un GPS più preciso dello smartphone stesso. Sebbene le variazioni del ritmo cardiaco siano ancora un po' poco chiare, diventerà l'alleato dei jogging offrendo un monitoraggio qualitativo ed è anche in grado di seguire il sonno dell'utente in modo rilevante. Puoi monitorare e analizzare la tua attività fisica tramite l'app Huawei Health. Rimane sempre così cancellato. Diviso in quattro schede, ti permette di avere una panoramica per approfondire la conoscenza del monitoraggio. Un'altra scheda consente di avviare attività fisiche direttamente dall'orologio e l'ultima scheda consente di gestire i parametri. Infine, conta un'autonomia di 6 giorni. È un po' meno della concorrenza, ma questo piccolo divario viene rapidamente calmato dalla ricarica rapida dell'orologio. Ci vorrà meno di 1 ora e 15 per ricaricarlo completamente. Michronos Z Circle 2. Questo orologio ci offre ancora una volta un aspetto tradizionale,
sfoggiando un piacevole quadrante circolare. Sia il quadrante che il bracciale sono intercambiabili. Il peso di 21 grammi lo rende leggero e non appesantisce il polso. È certificato IP67. L'orologio è protetto dalla polvere e può essere immerso fino a un metro. Non cauto, funzionerà anche a temperature estreme che vanno da meno 20 a più 40 gradi. Per quanto riguarda il Bluetooth 4.0 è a bordo. Una volta connesso allo smartphone, permette di ricevere tutte le notifiche, fornisce il tempo necessariamente, registra il sonno, conta il numero di passi al giorno, avvisa quando si ricevono notifiche e consente anche di programmare gli obiettivi giornalieri. L'app dedicata all'orologio ti permette di trovare la cronologia delle prodezze e analizzare la tua forma. E infine, conta su un'autonomia di 5 giorni. Fitbit Blaze. La Blaze ha la forma di un quadratino da ricaricare tramite USB. Questo modulo ricco di elettronica si inserisce semplicemente in un quadrante in metallo incorniciato da 3 pulsanti. Il design alla Modoa con angoli smussati potrebbe non piacere a tutti, ma lo rende comunque originale. Tutto questo essendo resistente all'acqua. Dal punto di vista funzionale, il Blaze ha tutto ciò di cui hai bisogno. Calcolo del numero di passi, distanza, calorie, minuti attivi, ma ti permette anche di misurare la qualità del sonno, il numero di piani saliti grazie al suo altimetro, ma anche il monitoraggio di una moltitudine di esercizi e, naturalmente, dotato di un sensore di frequenza cardiaca continua come bonus, l'indicazione delle zone in cui ci troviamo. Aggiungiamo la funzione di telecomando musicale, particolarmente affidabile, e la funzione di sveglia con sveglia a vibrazione, e otteniamo quindi un ottimo compromesso. Tuttavia, il GPS è inesistente e infine ha un'autonomia di 5 giorni che può variare poi a seconda dell'utilizzo quotidiano. Honor Band 5. Concludiamo. Troviamo finiture molto adatte alla fascia di prezzo. Il sensore riesce a presentare un'estetica sportiva discreta ed elegante. Aggiungiamo alla formula un bellissimo schermo OLED per più di estetica. Sul retro, il cardiofrequenzimetro è posizionato in leggera crescita che non è assolutamente fastidiosa. Il cinturino in silicone è di ottima fattura e non irrita in alcun modo, nemmeno da bagnato. Per quanto riguarda la funzionalità, troviamo l'obiettivo di attività per la giornata, frequenza cardiaca, dati sul sonno, impostazioni e notifiche. Aggiungiamo il controllo della musica che si adatta alle app utilizzate e la possibilità di monitorare l'attività fisica direttamente dal polso ed è tutto molto piacevole. Dobbiamo invece dimenticare il chip GPS che comunque è quasi sempre assente su questa gamma di orologi connessi. L'app che si lega all'orologio è quella di Huawei Health. Ne parliamo spesso qui. Questa applicazione è molto ben fatta ed intuitiva. Rende facile e veloce l'accesso a tutti i dati di cui abbiamo bisogno. E infine l'orologio conta di un'autonomia di 4 giorni anche con utilizzo intenso, il tutto ricaricandolo in meno di 2 ore con il caricatore proprio. Ecco amici, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così dovesse essere, non esitate a mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Davvero, ci tengo che questo video vi sia stato d'aiuto per un prossimo telefono o per un prossimo orologio connesso. Non tutti possono permettersi i grandi marchi e penso che questo sia un ottimo compromesso. Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito noi ci vediamo per un prossimo video. Sempre con voi, Atec.